Oh, cari amici, bentornati sul mio canale. Siete tantissimi, grazie per il vostro sostegno, siete veramente importanti e vedervi crescere mi stimola a fare video nuovi, a fare contenuti nuovi e andiamo subito con l'argomento di questo video perché risponde a una domanda che mi fanno veramente in tanti. Ossia, si può imparare a suonare il piano da soli? E se sì, lo si può fare con un videocorso, quindi questo video parlerà specificatamente della possibilità, a mio parere, di imparare o meno a suonare il piano grazie ai famosi videocorsi che ormai stanno abbastanza spopolando. Intanto io ho Norberto che mi fa compagnia sul pianoforte, non so se si vede, ma io comincerei parlando di una cosa, cioè identificando i motivi che possono portare una persona a sperare di poter imparare il pianoforte da sola. Quindi con l'ausilio dei videocorsi nello specifico. Io ne ho individuati prevalentemente quattro che secondo me sono i motivi principali. Il primo motivo è un motivo di carattere economico. Il videocorso non comporta andare a lezione, non comporta la presenza di un insegnante individuale, un'ora alla settimana o quello che è, e quindi di conseguenza, a logica, è una cosa che costa molto meno che non andare a lezione. Andare a lezione privata soprattutto perché di solito chi vuole imparare da solo è un adulto, quindi si parla di persone che frequentano lezioni potenzialmente private o nelle scuole di musica, ha un costo. Solitamente diciamo che una lezione può costare dai 30 per gli insegnanti alle prime armi ai 60-70 euro all'ora per gli insegnanti quotati e con un bel background sia di curriculum che di anni di esperienza. Ovvio che nel giro di 10 lezioni ci si esaurisce, diciamo, un bel gruzzoletto, quindi il videocorso è una soluzione, diciamo, più low cost dal punto di vista dell'apprendimento. L'altro motivo che può portare alla scelta di un videocorso è legato al fatto che un videocorso te lo guardi quando vuoi, quindi tecnicamente non c'è l'obiettivo della lezione settimanale fissata alla tal ora, nel tal luogo o magari online, ma il videocorso consente appunto di fruire anche di 10 minuti di lezione, 5 minuti di lezione, e riguardare i contenuti, che sicuramente è una cosa piuttosto interessante, piuttosto valida, e come detto, soprattutto se una persona ha impegni di lavoro, il videocorso consente di fruirne quando si vuole. Voglio guardarmi un contenuto di 10 minuti alle 2 del mattino, lo posso fare ovviamente con l'insegnante privato o con la scuola di musica, questa cosa non si può fare. Il terzo motivo che io identifico in questa scelta, in questa speranza, diciamo, è legata a un po' di, chiamiamola, vergogna. Solitamente gli adulti hanno grande difficoltà nell'approcciarsi davanti a una persona, nel fare cose che non sono abituati a fare, che non hanno mai fatto precedentemente. C'è molto viva la paura di sentirsi inadeguati. E di conseguenza il fatto di suonare magari alle prime armi, quindi magari pochissime note, magari sbagliate, magari con una brutta postura e un brutto suono davanti a un docente, mette un po' in imbarazzo e quindi uno ripiega sul lavorare da solo perché il videocorso ovviamente questo imbarazzo non lo comporta. Il quarto motivo, a mio parere, è il timore di trovarsi davanti degli insegnanti che costringono a un percorso didattico tradizionale, mentre magari una persona non ha nessun interesse a fare la tecnica pianistica, a fare la classica, a fare cose di questo genere, vuole fare altri generi, ha identificato alcuni brani, alcune canzoni, alcune cose che sono veramente il proprio obiettivo e di conseguenza la paura che l'insegnante possa portare a un cammino che fa perdere tempo è una paura abbastanza viva, quindi uno dice provo a cercare il videocorso adatto a me che mi porti abbastanza in fretta a fare ciò che voglio suonare, a portare a casa, diciamo, il risultato che è il mio target, che è il mio obiettivo, lasciando perdere tutte le cose che apparentemente mi sembrano, mi interessino e che ho paura che un insegnante potrebbe somministrarmi a forza. Identificati i motivi che a mio parere possono portare alla scelta di un videocorso, andiamo a vedere quali sono invece secondo me i rischi di un videocorso. Il rischio principale è quello di non essere sufficientemente idonei come insegnanti di se stessi riguardo alla postura. Il pianoforte non rappresenta un apprendimento soltanto teorico, c'è una componente fisica, c'è una componente muscolare legata a come si sta seduti, come si usano le dita, come si usano le braccia, le spalle, quindi diciamo che l'aspetto corporeo è presente, non è un corso di matematica, è un corso dove dobbiamo comunque muoverci in una maniera adeguata e particolare.
non avere vicino una guida, diciamo una persona che sia in grado di correggere degli errori posturali, soprattutto all'inizio, rischia di far sì che questi errori, diciamo, si amplifichino. Quindi se scegliete un videocorso, fate molta attenzione a quelle che sono le indicazioni posturali del docente, se il docente le dà, e state attenti a seguirle veramente in maniera maniacale, perché come detto non è per nulla facile essere l'insegnante di se stessi. Quindi ovviamente, non avendo una persona che controlla, dobbiamo controllare da soli. Il secondo rischio è quello legato alla perdita della costanza. Cioè, se io devo andare a lezione una volta alla settimana, una volta ogni 2 settimane, sono tra virgolette costretto a portare a casa qualche risultato, cioè a portare a lezione quello che mi è stato assegnato dal docente, a far vedere che sullo strumento ci sono stato, perché altrimenti 1, 2, 3, 4 volte poi a lezione non ci vado più, sia per imbarazzo, come dicevamo prima, che per il timore di buttare i soldi. Il videocorso non ha, diciamo, questa problematica, ma c'è il rischio, come detto, di bypassare, dire vabbè, siccome non ho la lezione, questa settimana sullo strumento non ci sto, questa settimana mi dedico ad altro, pazienza se oggi non mi sono esercitato. Quindi diciamo che la componente motivazionale per avere la forza emotiva di seguire un videocorso deve essere molto forte, altrimenti il rischio di abbandonare il videocorso dopo aver seguito magari il 20-30% del corso stesso è abbastanza elevato. Quindi dobbiamo essere veramente, come detto, rigorosi e, come abbiamo detto prima, dobbiamo essere insegnanti di noi stessi, quindi essere maniacali sulla postura, dobbiamo essere anche molto metodici sulla programmazione dello studio, quindi metterci allo strumento almeno 3-4 volte alla settimana facendo gli esercizi che sono proposti dal videocorso stesso. Il terzo rischio è l'incompletezza, perché i videocorsi purtroppo spesso almeno hanno l'ambizione di trattare 200.000 argomenti e per trattare 200.000 argomenti danno un sacco di cose per scontate. A lezione, quando io lavoro con i miei allievi, quindi con la didattica frontale, faccio molta attenzione a ripetere i concetti, a richiamare i concetti magari spiegati in lezioni precedenti, per essere sicuro che ci sia una continuità didattica tra una lezione e l'altra. Il videocorso, se non è fatto bene, questa cosa non la fa. L'insegnante spiega un argomento, poi spiega l'altro e sta all'allievo ricordarsi dell'argomento precedente e delle connessioni che ci sono. Quindi, se posso darvi un consiglio sulla scelta, non scegliete videocorsi che vi promettono veramente decine di argomenti in poche ore di trattazione, in poche ore di lezione, perché sicuramente sono piuttosto incompleti, danno per scontate un sacco di cose che in realtà scontate non sono e che, come detto, nel corso di una lezione frontale vanno affrontate. Il quarto rischio, infine, e qui lo so che mi trascino addosso l'ira di un po' di gente, ma io dico sempre quello che penso, quindi me ne frega anche un po' poco, sono convinto di quello che dico, è quello veramente di buttare un sacco di soldi. Io, come gira il mercato, lo guardo, cioè la concorrenza un pochino la guardicchio sui siti, sui social, sui canali, cose di questo genere. E ho visto videocorsi proposti a 6, 7, 800, 1000 euro, 1200 euro. Signori, cioè no, non esiste che un videocorso possa costare una cifra simile, cioè è ridicolo. È ridicolo nel senso che se un videocorso costa 1000 euro, a mio parere, vuol dire che il docente è talmente dubbioso di piazzare un numero sufficiente di copie che cerca di recuperare il costo del lavoro, che pur c'è stato, vendendo 2 copie soltanto. Non può funzionare così, assolutamente. Cioè, un videocorso deve essere un contenuto di massa, deve essere un contenuto divulgativo e come tale deve essere veramente abbordabile dal punto di vista del prezzo. Cioè, chi compra un videocorso deve essere qualcuno che non ha la possibilità di andare a lezione regolarmente. Quindi, quanto può costare un videocorso? Diciamo che si ragiona, a mio parere, sulle ore di contenuto, fermo restando che il corso sia fatto bene sia dal punto di vista della qualità video, sia dal punto di vista della qualità audio, che delle inquadrature, che di quant'altro. Secondo me può costare, diciamo, 7-8 euro per ogni ora di contenuto, 10 euro a farla gigantesca, cioè un corso che ha 30 ore di contenuto può costare 300 euro, ma è comunque già una spesa importante. Perché, per farvi un esempio, è vero che è un caso un po' limite dove insegno io, che è una scuola pubblica di musica e non ci sono altre realtà analoghe, diciamo, a livello del territorio nazionale, perché la scuola di Bolzano dove insegno io è particolare, ma un adulto che comincia a studiare dove insegno io paga, mi pare, 300 e qualcosa euro all'anno per avere una lezione individuale alla settimana col docente di strumento e una lezione collettiva di teoria sempre col docente. Poi, come detto, so che i costi in giro non sono questi, le scuole di musica costano di più, soprattutto per gli adulti, ma se io devo scegliere tra spendere
1000 euro per un videocorso o spendere magari 600 euro all'anno e andare 2 anni con 1200 euro a una scuola di musica, andate a una scuola di musica in presenza, ma senza ombra di dubbio. Invece, come detto, il videocorso va preso per una soluzione low cost che richiede motivazione, richiede la capacità di autocritica, richiede la capacità anche di costruirsi un pochino il proprio percorso e di scegliere il videocorso sulla base delle proprie aspettative e deve costare, come detto, al massimo 7, 8, 10, ma già qui sparo alto, euro per ogni ora di contenuto fatto bene. Questa è la mia convinzione, sono assolutamente certo di questa cosa. Io, per dire, non ho mai fatto videocorsi se non quelli che mi sono stati commissionati. Ce n'è uno mio su Udemy che non era pensato per Udemy. Io non ho fatto un corso per Udemy, l'ho fatto per un'altra piattaforma che poi l'ha messo anche su Udemy. È un corso con 3 ore di contenuti per i principianti assoluti e costa, mi pare, costi 24 euro, 25 euro, una roba del genere. Quindi diciamo che questa è una cifra abbordabile. Voglio avere un'infarinatura, voglio avere 3 ore di didattica fatta bene, voglio avere schede, esercizi, cosa spendo? 25 euro. So quello che ho speso. Se il corso non mi piace, se non mi interessa, se non lo completo, so quello che ho speso. Io personalmente ho fatto dei videocorsi da allievo, ho speso sempre cifre ragionevoli, 50, 60, 70, 80 euro. Diciamo che sono stati dei corsi interessanti di materie che volevo approfondire per interesse personale, sono stati dei corsi con dei costi contenuti e, come detto, interessanti, ben fatti. Quindi anche in quel caso lì, se non fossi stato soddisfatto del corso, sapevo quello che avevo speso 70 euro, è ragionevole. Se io spendo 1000 euro, 800 euro per un videocorso e poi magari vedo che effettivamente i progressi non ci sono perché sto facendo tutto da solo e non sto raggiungendo i progressi che voglio, a cui ambisco, sinceramente non sono particolarmente contento. Quindi vi invito veramente all'accortezza nella scelta dei contenuti. Poi magari in futuro può anche darsi che io faccia dei contenuti di videocorso proprio pensato, che nascono da me, pensati da me e quindi creati appositamente secondo un percorso didattico. Può essere che io lo faccia, me l'hanno proposto in tanti, può essere che io lo faccia. Però ripeto, sto parlando semplicemente da didatta che ne ha visti, che ne ha fatti su commissione e che vuole indirizzare gli aspiranti pianisti a delle scelte ragionevoli, consapevoli, congrue. Ecco, io vi ho raccontato un po' quello che è il mio parere riguardo ai videocorsi. Ecco, peraltro poi scegliete videocorsi anche con delle inquadrature buone, cioè si devono vedere almeno o le mani o una virtual keyboard o entrambe le cose, perché ovviamente se l'insegnante è girato e la telecamera è lì e non si inquadrano le mani del docente, a voi non serve assolutamente a nulla, gatto. A voi non serve assolutamente a nulla, quindi per questa ragione scegliete anche, magari fatevi delle anteprime, perché spesso i videocorsi consentono le anteprime gratuite, quindi date un'occhiata ai contenuti prima di pagare, iscrivetevi gratuitamente, buttate un occhio, che non fa mai male, diciamo, io lo faccio con tanti siti, con tanti servizi che potenzialmente mi interessano, ma che magari non sono sicuro che mi interessino o dei quali non sono sicuro riguardo alla qualità dei contenuti. Ecco, io spero davvero che questo video vi sia stato utile, mettetemi tutti i commenti, i dubbi, le critiche, gli insulti, i suggerimenti qua sotto, io leggo, rispondo tendenzialmente, sono interessato a far crescere la community. Vi ricordo che se volete farmi felice ci sono solo due cose da fare, quindi un bel like se questo contenuto è stato di vostro gradimento e l'iscrizione al canale, perché l'obiettivo di adesso è quota 20.000, poi facciamolo crescere, quindi anche i miei obiettivi aumenteranno con l'aumentare degli iscritti, però vi sono già molto grato del vostro seguito. Vi aspetto prestissimo per un nuovo contenuto sempre qui sul mio canale. Un saluto da Patrick Trentini.